Oggi faremo un riso al forno con le patate molto facile e veloce. Ci occorrono circa 2-3 bicchieri di riso lavato, una passata di pomodoro, due patate, acqua quanto basta, olio extravergine di oliva quanto basta, sale e basilico. In una ciotola mettiamo il riso già lavato e aggiungiamo la passata di pomodoro. Riempiamo la bottiglia di passata con l'acqua e incorporiamo nel composto. Deve risultare molto liquido. Mescoliamo bene, condiamo con sale e basilico per poi lasciar riposare mezz'ora. Trascorso il tempo di riposo, prendiamo una teglia, versiamo l'olio e il composto. Cospargiamo le patate e inforniamo a 200 gradi per circa un'ora. Ci accorgeremo che il nostro riso è pronto quando tutti i liquidi si saranno assorbiti. Il nostro riso al forno è pronto per essere mangiato. Oggi prepareremo la cassola giudaico-romanesca. Ci occorrono 500 g di ricotta, 2 bicchieri di zucchero, 2 uova, cannella quanto basta e 200 g di cioccolata fondente. Con una forchetta schiacciamo la ricotta e aggiungiamo lo zucchero con la cannella. Amalgamiamo bene e incorporiamo le uova. Quando avrà acquisito una consistenza omogenea, possiamo aggiungere la cioccolata tagliata finemente. Mettiamo il composto in una teglia e inforniamo a 180 gradi per circa 30 minuti fino a doratura. Lasciare riposare qualche ora in frigo e la nostra cassola è pronta.